territorio. Mi date i sondaggi a oggi, la Lega è al 31 per Index Research, al 31,5%, guadagna 1,02, il PD 1,01 guadagna 18,9, il Movimento 5 Stelle al 15,8 cala anche questa settimana. Fratelli d'Italia è al 10,5 stabile, Forza Italia di Vittorio Sgarbi al 6,6% con leggerissimo calo, Italia Viva di Matteo Renzi 4,4%. Andiamo poi c'è Azione di Calenda al 2,1, altri sinistra 2,8. I Verdi al 2, Più Europa 1,6, andiamo al cartello successivo. Le coalizioni in questo momento sono il centro-sinistra al 41,9, il centro-destra al 48,6% se si andasse a votare oggi. Vediamo cartello successivo. Allora, è stato chiesto al campione chi conta di più nel governo? Per il 56,1% è un governo a trazione PD. Soltanto per il 29,6% sono i 5 Stelle che diciamo, contano nel governo. Italia Viva 5,8%. Quindi è vissuto come un governo più a trazione Partito Democratico. Andiamo avanti. Cartello Non me ne successivo. Se potessi scegliere il governo, se potessi, è stato chiesto al campione se potesse scegliere il governo, che governo sceglierebbe? Il 58,5% un governo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Un 38,8% un governo che è quello di adesso, con 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e LeU. Il 32,6% un governo col PD e tutta la sinistra senza i 5 Stelle. Solo il 6% rivorrebbe vedere un governo giallo-verde, diciamo così, cioè 5 Stelle e Lega con in più i Fratelli d'Italia. Quindi da questo dato si legge un elemento, diciamo, di difficoltà dei 5 Stelle, insomma, dal punto di vista di chi immagina le coalizioni. Vediamo il successivo cartello. Fiducia nei leader, Conte è sempre in testa col 37%, insieme a Matteo Salvini, poi Meloni, Zingaretti, Di Maio, Berlusconi, Calenda e Renzi. manco io però, hai messo Manca Berlusconi, devi Sgarbi. mettere E questa è la domanda che voglio